Buongiorno, benvenuti al webinar odierno che ha come tema la progettazione efficiente e la verifica delle strutture reticolari. Il webinar avrà una durata di circa 20 minuti, io sono Sandro Gori e vi presenterò uno dei possibili approcci per la progettazione appunto delle strutture reticolari utilizzando software del sistema ANSYS, focalizzando principalmente la nostra attenzione su due di questi strumenti, cioè Space Claim Direct Modeler, l'ambiente di modellazione CAD 3D diretta di ANSYS, e l'utilizzo di ANSYS Workbench e di la sua estensione Mechanical per la modellazione e sottomodellazione di strutture solide, shell o BIM. Le strutture reticolari, così per come le incontriamo, sono fondamentalmente costituite da gruppi di piastre e travi, sono molto diffuse in settori industriali, veramente in qualsiasi settore industriale, hanno delle peculiarità che per brevità non considereremo già note, e sono uno degli strumenti principali che possono essere investigati per consentire appunto una progettazione efficiente in moltissimi casi. Fondamentalmente, approcciare rispetto a modelli 3D questi standard, questo tipo di strutture, che cosa ci rende necessario? Rende necessario una preparazione della geometria molto attenta, cioè una pulizia, una semplificazione del modello geometrico che ci viene messo a disposizione, e la rispettiva riduzione a shell, ad esempio, e BIM del modello, quindi far trasformare un solido completo di tutta una serie di informazioni che, da un punto di vista dell'analisi numerica, non sono fondamentali, in un oggetto di assoluta correttezza da un punto di vista della sua rappresentazione, ma estremamente più semplice da gestire come onere computazionale. Un altro motivo di particolare interesse che genera delle differenze rispetto ai modelli 3D è quello di dover molto spesso generare una mesh consistente e coerente su una quantità di corpi molto molto elevato, connettere questi corpi fra loro, quindi o associare delle caratteristiche geometriche come le proiezioni, l'imprinting fra corpi della stessa classe, o proprio riuscire a mergere, unire, fondere i nodi e gli elementi all'interfaccia fra questi corpi, e soprattutto per assiemi particolarmente complessi, la possibilità di definire modelli globali con semplificazione geometrica più spinta. Immagino, ad esempio, come vedremo successivamente, un modello solido trasformato completamente a BIM, e la verifica di uno dei nodi di questa struttura reticolare dove convergono più elementi in un sottomodello solido. È una delle tecniche più utilizzate appunto per rappresentare correttamente modelli e assiemi particolarmente complessi, che però possono essere semplificati in maniera opportuna. Che cosa vuol dire utilizzare strumenti appropriati? Strumenti appropriati vuol dire, nel 90% dei casi, risparmiare del tempo, perché se non ho uno strumento che mi permette di gestire e preparare la geometria in modo relativamente rapido, sicuramente non riuscirò a compensare con appunto la rapidità poi della fase di esecuzione del modello il vantaggio di utilizzare un modello non solido. Il meshing deve essere fatto utilizzando metodi automatici con mesh di qualità elevata, e possibilmente sia con controlli manuali, ma con un'esecuzione parallela, in modo tale da non dover aspettare che ogni singolo corpo sia meshato per passare al successivo. E soprattutto ci deve essere flessibilità nella gestione dell'intero progetto per poter gestire sottoassiemi i modelli globali e diciamo così, la costruzione reciproca di modelli più complessi. Un tipico workflow, che è quello che andremo a investigare con i prodotti ANSYS Workbench, nello specifico lo Space Claim per la parte di geometria e preparazione del modello, e Mechanical per la parte di esecuzione delle analisi, è quello che vediamo su questa slide, cioè la
o di pulizia geometria, generazione delle surface, ovvero delle shell, se necessario imprinting o quanto previsto estensioni o quanto previsto e vedremo nell'esempio. L'esecuzione del parallel meshing, quindi dell'esatto, della costruzione del modello numerico dell'ambiente mechanicals, l'eventuale connessione fra queste mesh quando costruisco l'editing, ovviamente, quando costruisco un modello più complesso partendo da sottoinsiemi del modello globale. Quindi più o meno uno dei workflow rappresentativi è questo che abbiamo descritto. Piccola nota e prime descrizioni sugli aspetti legati alla geometria. Esistono in Space Claim strumenti estremamente automatizzati che permettono la rimozione di tutti quanti i classici e seppur complessi difetti che un modello numerico può presentare, un modello CAD può presentare. Per esempio, gap, piccole facce, short edge, slider, possono essere facilmente rimossi con menu fortemente intuitivi, proprio perché il modellatore Space Claim, il modellatore CAD, a tutti gli effetti è completo, ma è un modellatore diretto, quindi non è legato a un albero con delle operazioni, ma come vi farò vedere, soltanto a delle entità. Questo essere slegato da alcune operazioni permette appunto di poter rimuovere facilmente entità presenti nel modello che non sono necessarie per l'esecuzione della simulazione. Per esempio, selezionare un foro per classificarne una tipologia e poterli rimuovere in modo uniforme e completo è qualcosa di estremamente rapido. Procedo con un piccolo esempio. Questo è l'ambiente Space Claim Direct Modeler. Come vedete, l'interfaccia è fondamentalmente una interfaccia grafica centrale, una finestra grafica centrale e un albero della struttura sulla parte sinistra. Nell'albero vediamo appunto solo i componenti, solo strutture, non vediamo oggetti tipo operazioni, booleane, istruzioni, non vediamo nessuna informazione. E questo che cosa permette? Permette, ad esempio, su questa piastra, questo foro, applicando un criterio di confronto con dimensionale con tutti i fori avendo lo stesso raggio, utilizzando la funzione fill, è possibile riempire con un solo clic tutti quanti i fori contestualmente. Questo immaginiamo un assieme estremamente più complesso, ripetuto con strutture specificatamente con situazioni che sono proprie delle strutture reticolari, poter eliminare migliaia di fori in pochissimi istanti con due clic è sicuramente un vantaggio. Questo è sicuramente uno degli aspetti. Ovviamente, Space Claim, essendo un modellatore diretto, permette la trasformazione, l'editing degli oggetti presenti in un assieme in modo estremamente semplice e avanzato. Ho evidenziato questa incisione su questa piastra, premo il tasto Canc e riesco ad eliminarla. Insomma, è una rapidità senza dovermi andare a chiedere se il mio albero della struttura rimane coerente o ha degli alert, perché è un albero di struttura e non di operazioni. Ritornando alla nostra presentazione, per l'appunto, un'altra delle operazioni che si può fare in modo estremamente rapido ed estremamente funzionale è quello della estrazione delle mid-surface. Si può fare manualmente cliccando sulle facce opposte di un corpo che si vuole ridurre a shell, oppure automaticamente dando una informazione, un range di spessori, un intervallo di spessori in cui ricercare in un determinato assieme i corpi che voglio trasformare a shell, e automaticamente il software permette l'elaborazione a shell e l'estensione, qualora necessario, per far sì che le shell dove devono essere a contatto rimangano a contatto. Ritorno sull'esempio che vi ho fatto vedere prima. Qualora, ad esempio, volessimo realizzare la shell di questo oggetto, che non è completamente semplificato, ma per brevità vi mostro, nel prepare mid surface, clic sulla prima superficie, clic sul secondo e tasto di spunta, e abbiamo automaticamente la nostra
la nostra shell completa. Poi, ovviamente, se questo, se questa parte de, se queste, di questi dettagli non sono necessari per la nostra simulazione, posso eliminarli con un semplice editing e una pressione del tasto calcio della nostra tastiera. Sicuramente questo tipo di approccio permette un'estrema rapidità nella costruzione e nella definizione del modello semplificato. Un altro delle feature di SpaceClaim e delle possibili attività che possono essere eseguite è di interesse specifico per le strutture di cui stiamo parlando oggi, è appunto la possibilità di creare degli imprinting in modo automatico, vengono rilevati con una procedura estremamente semplice, degli imprinting sulle facce per consentire di una esecuzione poi di una mesh molto molto più, molto, molto più rapida e permettere appunto la definizione di connessioni fra elementi molto molto più rapide. Questo avviene tutto secondo lo schema, diciamo, le impostazioni di SpaceClaim che sono fortemente studiate per essere il più possibile guidate. Prima di passare agli aspetti di simulazione numerica, un altro piccolo cenno su SpaceClaim è sull'estrazione, per esempio, di BIM. In SpaceClaim, nella sezione di preparazione del modello, a parte la possibilità di creare delle mid surface, esiste la possibilità di definire delle beam, creandole partendo da due punti, dalle linee, da altre entità, oppure semplicemente estraendole dai solidi che già sono presenti nel modello. Per esempio, con un semplice clic su questo oggetto, io ottengo la trasformazione a beam e non solo. Ottengo la trasformazione a BIM dei singoli tratti e ottengo il profilo estratto con tutte le informazioni caratteristiche che, una volta semplificato in modo completo il modello, posso decidere anche di editare in questo ambiente di editing della sezione per poter far variare, appunto, ad esempio, in modo parametrico la sezione di questi tubolari in modo tale da rendere parametricamente dipendenti i risultati e capire se gli spessori su cui sto ragionando o le sezioni su cui sto ragionando sono opportune o sono eccessive. Anche qui è possibile estrarre in modo automatico e estremamente rapido le BIM con pochi clic usando una selezione dell'intero modello. È possibile associare su SpaceClaim scripting di tipo Python, quindi tutto quello che vedete eseguito all'interno della finestra grafica è rappresentabile come uno script Python e può essere quindi riproposto all'interno, può essere eseguito come uno script Python. Ritorniamo alla presentazione e passiamo agli aspetti legati alla costruzione del modello numerico. Perché diciamo che in casi di strutture ripetute o reticolari è fortemente interessante il criterio del meshing parallelo? Perché trovando modo di utilizzare tutti quanti i core disponibili della propria macchina, c'è la possibilità, rimane la possibilità di guadagnare tempo, ecco, non dover aspettare che la mesh di un singolo corpo sia completata per passare al successivo. Drasticamente vengono quindi ridotti i tempi di definizione del modello numerico, pur mantenendo lo stesso livello di qualità. Una cosa particolarmente interessante a livello di costruzione del modello numerico è l'automatismo nella identificazione delle connessioni, che permette appunto l'identificazione di quelle facce che sono interessate da un appunto, rapporto con le facce adiacenti, con i corpi adiacenti, e in modo tale da creare condizioni di merging locale, di, come abbiamo chiamato in questa piccola nota, nodi incollati, coincidenti, che ne permettono quindi la definizione corretta. In Workbench c'è in Mechanical la possibilità di interrogare il modello numerico secondo diversi colori legati a quante volte queste facce vanno a contatto con corpi ad essi adiacenti o vicini. E in questo modo è anche visivamente molto rapido e molto facile riscontrare quanto preparato a livello geometrico. Una delle cose su cui abbiamo brevemente parlato
livello all'inizio di questa presentazione era la possibilità di lavorare su più sottolivelli, sotto assiemi di una struttura estremamente complessa e poi arrivare a definire un unico modello globale che contiene tutto. È possibile in Workbench grazie all'approccio a blocchi della Project Schematic, come vi farò vedere a breve su un esempio. Questo metodo permette quindi di avere un blocco con le sue informazioni, la sua costruzione del modello numerico e della mesh e delle condizioni di carico e vincolo legato a parte di questa struttura. Un'altra parte con un'altra geometria completamente disponibile in un altro file, un modello FE esterno, ad esempio, disponibile da un altro progetto o già meshato in altri ambienti, e può essere convogliato il tutto in un unico modello che tiene conto delle informazioni del modello numerico di tutti quanti i blocchi ad esso connessi. In questo modo ho la possibilità di lavorare singolarmente su blocchi più piccoli, su assiemi, su sottassiemi, su un numero di componenti limitato, ma posso poi, alla fine delle operazioni su questi sottassiemi, convogliare e avere i risultati anche a livello globale su tutto quanto l'assieme di interesse. Quello che abbiamo già visto utilizzando Space Claim e ANSYS Workbench è possibile trasformare tubolari o sezioni di interesse in BIM. Con estrema rapidità le BIM vengono create e non solo lasciate in questo stato, ma automaticamente vengono connesse con uno strumento che appunto risolve questi problemi in modo automatico. È possibile riconoscere in mechanical le interconnessioni fra BIM che vengono congiunte in un singolo punto, quindi questa rappresentazione geometrica ha la sua continuità nella rappresentazione numerica. E c'è la possibilità di associare, esempio classico, che è quello che vedremo, a una struttura reticolare ridotta a BIM delle ricerche, delle indagini su sottomodelli, siano essi solidi o shell, che permettono appunto l'identificazione, la caratterizzazione, l'ottenimento di risultati su una porzione ridotta del modello che sicuramente può essere valutata come di maggiore interesse. Vi mostro un esempio di workflow di Workbench. Quella che vediamo è la project schematic di un approccio alla sottomodellazione. Di che cosa consiste? Di un blocco geometria contenente tutto un insieme geometrico, tutto l'insieme, tutti i corpi necessari per la costruzione del sottomodello. Modello di statica strutturale, un blocco statica strutturale che permette appunto l'esecuzione sulla statica strutturale di un modello BIM, e poi due sottomodelli riguardanti un nodo particolare della struttura dove andiamo a investigare il sottomodello come oggetto solido o come oggetto shell. In particolare, considerato questo come l'oggetto shell BIM, pardon, considerando questo come l'oggetto modellato a BIM con tutte le informazioni sulla sezione trasferite propriamente da Space Claim, eseguita, applicata a una condizione di carico e una condizione di vincolo, quindi una condizione di incastro da una parte, la gravità e una condizione di vincolo, è possibile verificarne, ad esempio, gli spostamenti. Gli spostamenti, quella che vediamo rappresentate, sono una rappresentazione graficamente, diciamo così, migliorata delle semplici BIM che possiamo comunque spegnere per far vedere che il risultato sta comunque sulla singola BIM. Il modello è BIM, non è esattamente solido. Nella rappresentazione del risultato, che è sulla mesh, vediamo i profili che abbiamo estratto dalle nostre operazioni di Space Claim. Come viene gestita la sottomodellazione? Beh, molto semplicemente, grazie alla Project Schematic, viene gestita in questo modo. Un secondo blocco contenente solo la geometria di una porzione dell'intero modello, lasciata solida, non trasformata in BIM, viene connessa tra la linea solution e la linea setup del blocco successivo. In questo modo, è possibile, e vi mostro. Questa è la porzione, per esempio, del sottomodello solido che abbiamo studiato. Viene identificata questa cartella submodeling che permette appunto il trasferimento delle condizioni, vedete, remote force, remote moment, le
a livello di boundary conditions in tutte le estremità dove ho effettuato esattamente questi tagli rispetto al modello globale solido. In questo modo, grazie all'importazione dei risultati del modello globale, ho la possibilità di risolvere un modello di dettaglio dove ho lasciato raccordi, il modello solido e ho tutte le informazioni che mi servono per definire, ok, in questa sezione va bene per le mie verifiche, posso prendere questo risultato e associarlo al tool per la verifica secondo normative o quant'altro e posso valutare quindi in modo estremamente di dettaglio una porzione limitata, questo del modello, pur mantenendo la correttezza del risultato. A condizione che il modello venga costruito in modo opportuno, che ci siano tutte le condizioni teoricamente previste da questo tipo di semplificazione. In questo modo ho modelli globali estremamente flessibili, modelli locali flessibili a loro volta ed estremamente dettagliati. In tutto il flusso di lavoro è mantenuta una qualità delle mesh eseguite e delle analisi portate a termine sicuramente elevato. E alla fine dell'esecuzione di un progetto ho assolutamente guadagnato del tempo e migliorato l'approccio a delle strutture appunto ripetitive, diffuse e particolarmente presenti in numerosissimi settori industriali.